Bentornati al quinto episodio di Agent of Shield. I nostri agenti dello Shield si ritrovano nel 1973 con per ora forse l'intro e il logo più bello di sempre, molto stile poliziesco, drama, appunto anni 70. Marvel's Agents of Shield. E direi che il migliore è Dick che guarda direttamente in camera, tipo fantastico. Vediamo Coulson e May che vanno a New York e Coulson è proprio un tuffo nel passato, appunto tra le strade di New York degli anni 70. Nel mentre invece c'è Susa che cerca di inserirsi bene nella nuova epoca, quindi anche con i vestiti, ma decide insomma che va bene così, il completo non va mai fuori moda. I just don't understand the functional appeal of those elephant pants. E intanto si chiede che cosa succede ora che doveva morire, non è morto, quali saranno le conseguenze. È tutto un po' un casino, nessuno sa esattamente che cosa accadrà, quindi niente, vediamo, lasciamo che il tempo passi sperando che le cose non peggiorino. And if we end up in your present, will we even be in the same timeline? I'd stop thinking about it, your brains will spill out. Simmons can explain, sort of. Vediamo quindi gli agenti che tornano nel bar rifugio dello Shield, che era stato presente nel primo episodio, e ora per entrare bisogna mettere un codice direttamente invece che dire la password a qualcuno, quindi già vediamo un cambiamento storico in questo, e vediamo che c'è una sorta di festa. Nel mentre invece sullo Zephyr abbiamo una scena molto tenera tra Dick e Simmons. Ricordiamo infatti che Simmons è la nonna di Dick. Infatti, Dick la chiama spesso Nana, almeno nella versione originale, Vai, Nana. e chiede di Bobo, che sarebbe quindi Fitz, un nome molto tenero per riferirsi quindi al suo nonnino. Did you hear anything from Bobo? Bobo. Or grandpappy, whatever you want to call him. Oh, Fitz, no, I haven't heard. Inoltre vediamo che Simmons si tocca il retro del collo e vediamo che c'è un qualcosa. Per cui la teoria che Simmons in realtà sia un LMD sembrerebbe sempre più plausibile. Eh sì, Dick, ci stiamo veramente tutti chiedendo che fine abbia fatto Fitz. Quando comparirà? Sono già passati 5 episodi, dai, non è possibile stare così tanto tempo senza Fitz. Intanto Mac e Yoyo tornano alla lighthouse, quindi al faro, che dovrebbe essere deserto. Intanto flirtano un po', chissà se avranno un lieto fine realmente. We left the plane alone. And in my book, it constitutes as a date night. I was wondering why you brought me here. E scoprono in realtà che non è esattamente così deserta come si credeva. Something's different. Gli agenti all'interno del bar rifugio scoprono anche che Enoch è scomparso ormai da più di un anno. Incontriamo anche Rick Stoner, il quale era già comparso precedentemente in Agent of Shield come un ologramma, il quale introduce Wilfred Malik al pubblico, che doveva però essere già morto 3 anni prima, quindi capiamo già che i Chronicoms hanno un po' cambiato la linea temporale degli eventi. Wilfred Mallon. Freddy's still alive. Scopriamo quindi come il Project Insight abbia avuto in questo modo un avanzamento di ben 40 anni rispetto alla linea temporale normale degli eventi. Seems to me the joint is still pretty jazzed about Insight. They think it'll keep the world safe. Nobody figures it's a Hydra plot. Same happened in my time. Se ci ricordiamo bene, infatti, il Project Insight è stato il centro del film Capitan America The Winter Soldier, dove in quel caso c'era a capo di tutto Alexander Pierce, che attraverso gli algoritmi di Zola riusciva appunto a identificare le minacce per l'Hydra. In quel caso tutto il progetto era stato fortunatamente distrutto, ma adesso con la linea temporale modificata chissà che cosa può succedere. Using targeting satellites and pinpoint laser telemetry.
SHIELD will now be able to neutralize hostiles anywhere in the world before they pose a threat. Il Project Insight ha l'obiettivo di, attraverso i satelliti, individuare le possibili minacce dell'Hydra ancora prima che diventino delle minacce. Sembra un po' alla Minority Report. Vediamo May che flirta un pochino con Stoner e riesce a scoprire che Project Insight, comunque, nonostante i grandissimi avanzamenti, non sarà pronto almeno per altri 3 anni. Vediamo poi un giovane Gideon Malik che ci prova abbastanza spudoratamente con Daisy e prende anche in giro il suo fratello Nathaniel, che sta in un angolino un po' sociale, ossia come sono io di solito in una festa in cui non conosco le persone. My brother's so miserable at these things. If Nathaniel had his way, he'd be at home listening to the Carpenters on his hi-fi. In aiuto di Daisy arriva Susa, che si finge il suo fidanzato e quindi la allontana da Gideon. Sweetheart, who's your new friend? This is Gideon Malik. Gideon, this is her fiance. Honey, I think we need to go. Excuse us. Ship, 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 ship. Inizia a shippare un sacco Daisy e Susa. Veniamo a scoprire un altro cambiamento della linea temporale, ossia anche Nathaniel doveva essere già morto, quindi abbiamo già 2 belli grossi cambiamenti nella linea temporale. Daisy poi scopre che c'è anche una target list con una serie di nomi di personaggi anche molto conosciuti che l'Hydra vuole eliminare in quanto minacce per loro. Tra questi abbiamo ad esempio Bruce Banner, Nick Fury, Peggy Carter, Victoria Hand e Jim Morita, ossia un ex membro degli Howling Commandos. It's a list of targets for Insight. They're mostly shield assets. Wait, Bruce Banner. Tra l'altro, in tutto ciò, Bruce Banner è ancora un bambino, quindi praticamente quello che l'Hydra vuole fare è la stessa cosa che voleva fare Rhodey in Avengers Endgame a Thanos. Non so se vi ricordate. If we can do this, you know, go back in time, why don't we just find baby Thanos, you know, and... Gli agenti stanno per andarsene dopo aver ottenuto le informazioni che gli servivano, ma Coulson viene fermato da Malik. Lì la situazione degenera, arrivano i Chronicons, ma arriva anche Daisy che prende in ostaggio Nathaniel. In questo modo riescono a scappare poi e Daisy usa per la prima volta i suoi poteri di fronte a Susa, che rimane abbastanza scioccato, e tra l'altro anche Nathaniel vede la scena. I'll explain later, let's go. Successivamente arriva Enoch, è tornato di nuovo, con una frase alla Terminator, ossia esattamente la frase di Terminator, che dovrebbe essere una cosa come venite con me se volete continuare a esistere, nonostante Terminator comunque sia uscito tipo un decennio dopo, quindi Arnold ha copiato Enoch in realtà? Come with me if you want to continue to exist. I Chronicoms, e quindi anche i nostri agenti, saltano nuovamente nel tempo, arrivando nel 1976, ossia nell'anno in cui verrà lanciato effettivamente il Project Insight. We have the official green light. Project Insight is ready for launch. Well, let's give them the biggest darn fireworks they've ever seen. Abbiamo poi una scena abbastanza sospettosa su Simmons, tornando alla teoria sempre che potrebbe essere un LMD. Simmons si lamenta con Enoch del fatto che si sta dimenticando sempre più cose. Molto sospettoso tutto ciò. Visto che il Project Insight deve assolutamente essere fermato, il piano è questo. Coulson e May si infiltrano nella Lighthouse, quindi nel faro, per cercare di fermare appunto il progetto. Dick e Yo-Yo vanno da Malik, cercando di capire cosa farne di lui, mentre Daisy e Susa cercano di ottenere i filmati di sorveglianza. Nel mentre il capo dei Chronicom, ormai lo chiamiamo così, va da Malik, dandogli una busta con dei nomi, che ancora non si capisce bene cosa sia, che ruolo possa avere. Why not just put these two on the list? That would not be as effective. We want SHIELD to reveal themselves, to give up their position. C'è poi una scena molto tenera tra Daisy e Susa, dove Daisy fa vedere a Susa come funziona un cellulare, o almeno gli scatta una foto, e Susa è tutto, wow, cos'è questa cosa nuova, fantastica, bellissima! How did you do that? Check it out. Wow! Wow! Io vorrei veramente uno spin-off di Cap
di quando è stato catapultato nel 2012 e lui che scopre tutte le diverse cose, tipo me lo immagino troppo davanti a un computer che cerca di capire come funziona la posta elettronica e ci mette tipo mezz'ora per scrivere una frase di un'email. È una scena molto tenera, ma anche abbastanza toccante, in quanto Susa dice "Wish I could have said some goodbyes." Che ricorda ancora in questo caso, direi proprio che Peggy ha un tipo, quello che ha detto invece Steve quando è arrivato appunto nella nostra epoca. You gonna be okay? Yeah, I had a date. La scena molto tenera e toccante però finisce abbastanza presto in quanto arriva poi Nathaniel Malik che spara a Daisy e Susa. They told me if someone poked around in the system it would be you. May e Coulson, quindi, infiltrandosi nella Lighthouse, cercano di dissuadere Rick Stoner dal far partire il progetto Insight. Ma May poi lo mette KO in quanto toccandolo capisce che in realtà il discorso non stava funzionando. That's why we need you to suspend the launch protocol and then we can... Chastity, what are you... Hey! I was getting through to him. He felt otherwise. Intanto Yo-Yo e Dick vanno appunto da Malik e Dick a un certo punto non ce la fa più e spara a Malik. Tecnicamente non ci dovrebbero essere ripercussioni in quanto Malik doveva essere già morto precedentemente. Yo-Yo poi prende la busta e apre il contenuto e veniamo a scoprire come ci sono in ostaggio i genitori di Mac. Venendo a scoprire questa informazione, Mac decide quindi di cercare di salvare i suoi genitori, annullando momentaneamente almeno il piano di distruggere il Project Insight. Il Project Insight però va veramente veramente distrutto e quindi decidono di far alzare in volo lo Zephyr e lanciare dei missili contro il razzo, così appunto da farlo esplodere e distruggere il tutto. In questo modo riescono nell'intento, ma fanno anche scoprire la loro posizione. Direct hit. Missiles detonated on impact. Insight has been destroyed. We just gave up our position. L'episodio si conclude poi con Nathaniel Malik al telefono che cerca di ottenere delle informazioni su Whitehall, in particolare le sue istruzioni per cercare di ottenere, cioè di estrapolare i poteri di altre persone. Quindi che voglia prendere i poteri di Daisy? Riuscirà a prendere le sue abilità? He had a theory about transferring enhanced ability surgically. I'm gonna find out if it works. Si conclude così il quinto episodio di Agent of S.H.I.E.L.D. Fatemi sapere le vostre teorie su Simmons, è un LMD, cosa sta succedendo, Natale riuscirà a prendere i poteri di Daisy. Lasciate un commento, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!